tutte le altre. Lei mi tocca, io non la posso toccare. Sto dando la possibilità. Ascolti, sto dando la possibilità di rimangiarsi quello che no, ti ho detto. No, già detto di andarsene a fanculo. Vuole che glielo ridica? Lo vuole di sentir detto? Allora abbiamo finito, perché è un'ora che mi rompe i coglioni. Abbiamo finito. No, è un'ora che mi rompe i coglioni. Quale frase? Chi se ne frega della guardia di finanza? No. Ho detto chi se ne frega di quegli agenti della Guardia di Finanza che sono uomini che possono anche aver sbagliato. E per me hanno sbagliato, tant'è vero che oggi non mi trovo indagato e non mi trovo nemmeno punito per tutte le cose che loro hanno detto, per tutte le cazzate che hanno detto. Posso dire che alcune persone della Guardia di Finanza, come dei carabinieri, come della polizia, possono anche essere dei criminali, lo posso dire. Questo sì. È un altro discorso. Bravo, questo e l'ho detto prima, è lei che non lo capisce. Ecco perché è difficile parlare con lei. Scusi, è difficile parlare. Ma lei perché non capisce? Non ci aveva, di capoccia. D'altronde fa un lavoro di merda perché c'è di capoccia. Io amo il mio lavoro. Bravo, fa bene a domanda perché è l'unico che può fare tutta la vita. Io il mio sì. Ma io sono orgoglioso di questo. Buona giornata, sindaco, con tante carità.